Lei da dove viene? Da Caserta. Caserta. Sì. La prima volta va alle Olie? Sì, sì, la prima volta. Come ha saputo di questa corsa? Tramite il Domo Trekking. Bella giornata per Sapri, per il Golfo di Policastro, un servizio di trasporto atteso da anni. Oggi si parte per le Olie. Sì, finalmente un sogno che diventa realtà. Abbiamo provato insieme alla società Alicoste di iniziare questo servizio un paio d'anni fa, una rotta sperimentale di un solo giorno a fine estate. L'anno scorso purtroppo il blocco prolungato dovuto al Covid, anche qualche battuta negli anni sulla incapacità del Comune di Sapri di ospitare un servizio di questo tipo. Il tempo, come al solito, è galantuomo, non era quello il problema. Oggi abbiamo il porto di Sapri in grado di ospitare un aliscafo veloce che parte da Sapri il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, con rientri del venerdì, del sabato, domenica e lunedì, un pontile in autorizzazione al Comune di Sapri, unico a sud del porto di Salerno, verso anche verso la Calabria e la Sicilia, in grado di essere a uso pubblico per il trasporto passeggeri, quindi un servizio molto, molto importante. Un sogno che si realizza per il Golfo di Policastro e per Alicoste? Sì, ci siamo posti come obiettivo la creazione di un tour esclusivo via mare che permette ai turisti di visitare le bellezze della costiera amalfitana, del Cilento e delle Ore e le Olie durante tutta la loro vacanza. È una scommessa, abbiamo investito tanto in Sapri visto che è l'unico porto del sud della Campania che è capace di ospitare il nostro aliscafo per le condizioni tecniche. Quindi chi vorrà partire per le Olie dalla Campania potrà farlo solo da Sapri, oltre che alla partenza da Napoli. Quando un privato investe fa anche dei pronostici, il vostro qual è? È di far diventare Sapri un po' l'interscambio di tutti i vari porti, di tutte le varie destinazioni, tant'è vero che probabilmente inizieremo anche con il Cilento Blu, ma non è ancora stato deciso perché è tutto in mano alla Regione Campania, quindi da Sapri si potrà ampliare la rosa delle destinazioni con la costiera amalfitana, Capri, oltre che alle isole Eolie. Come abbiamo detto è una linea sperimentale, stiamo cercando di capire anche com'è il mercato che ci offre Sapri, anche perché noi stiamo guardando in prospettiva, perché in prospettiva questa è strategicamente una cittadina che può offrire tanto e noi con investimenti propri abbiamo cercato di dare come fiducia a questo posto strategico che è Sapri. Il nostro compito è quello di garantire un collegamento dalla stazione di Sapri in coincidenza con l'alta velocità per il porto di Sapri in coincidenza con Alicoste, ovviamente per le Olie. Quindi avremo una corsa in partenza dalla stazione e una rientro poi dal porto il pomeriggio. A differenza di ieri, oggi siamo fortemente competitivi perché abbiamo avuto la fortuna oggi di chiaramente di completare i servizi portuali, di migliorare la viabilità e poi bisogna anche sostenere, credo che sarà fondamentale, la mobilità delle aree interne.